Riva del Garda rappresenta ovviamente ritornare ad avere in presenza tutto il mondo della calzatura e quindi dal punto di vista dell'ospitalità dell'indotto un grande valore, ma poi lo rappresenta anche a livello nazionale perché le imprese italiane sono ritornate ad essere tutte presenti ai livelli pre-Covid e quindi significa che la produzione italiana metterà in scena qui a Riva del Garda le loro collezioni per la prossima estate, quindi una grande opportunità per il Made in Italy e il nostro paese. Beh, le aziende italiane sono 300 quelle presenti su un complessivo di 1000 espositori, fortissimamente sono cresciuti gli espositori turchi che sono raddoppiati, sono quasi 200, ma abbiamo anche una bellissima delegazione cinese, sono circa 100 le imprese cinesi, alcuni presenti con l'ibrido, quindi diciamo che la produzione in crescita, le produzioni brasiliane, quindi i grandi player del mondo ci sono e noi siamo molto soddisfatti di questo. Attraverso la nostra piattaforma digitale i visitatori possono dialogare con i produttori in Cina, ma vedere il campionario che è stato spedito qui in Italia, quindi le calzature, vederle toccare con mano, presidiate da un nostro personale specializzato che fa da trade union tra chi compra e chi vende. Quindi il prodotto è qua e il produttore invece è in Cina. Quest'anno purtroppo le difficoltà di questo conflitto hanno generato un calo dei visitatori provenienti da questi paesi, ma ci hanno dato un segnale molto positivo una grande catena ucraina che sarà qui presente con due persone per fare degli acquisti e stanno cercando in alcune zone del paese di ricostruire la loro distribuzione, i loro negozi, perché alcuni sono stati distrutti, però un segnale di voler resistere a questa situazione di grandissima difficoltà.